Lezione del ciclo di conferenze su religioni e società contemporanee organizzate dalla Centro Studi Don Valletto e dalla Fondazione Cultura di Palazzo Ducale. Do il benvenuto all'ambasciatore Sergio Romano, ringraziandolo di aver accolto il nostro invito a trattare in questa ultima occasione la società russa e la presenza e il ruolo della Chiesa e della religione nella Russia contemporanea. Per così nostra comodità, provo a, per informazione dell'ambasciatore, a sintetizzare molto brevemente quello che abbiamo fatto in questo ciclo. Abbiamo visto il ruolo delle religioni e il problema degli stati di fronte a religioni di tipo islamico nell'area della Russia asiatica e nel Mediterraneo. Lì il problema per gli stati organizzati è quello di trovare uno spazio, diciamo, relativamente autonomo rispetto alla religione, che è ancora evidentemente molto presente, molto importante, e sul piano persino giuridico una commistione della legge religiosa e della legge dello Stato. Questo è quello che abbiamo visto nei due incontri dedicati a paesi islamici, quelli del Mediterraneo appunto e quelli della Russia asiatica. Abbiamo avuto da Enzo Bianchi uno sguardo, una prospettiva sull'Europa, sui cristianesimi europei, con un'analisi che sostanzialmente ha confermato il ritiro delle religioni da ruoli trainanti, da presenze forti, diciamo, nella società, pur avendo ancora degli elementi sia sul piano numerico che sul piano, diciamo, di orientamento delle persone abbastanza forti in certi paesi, in particolare appunto ancora l'Italia. Abbiamo dato un'occhiata anche al Giappone, e quindi è una cultura religiosa diversa, ma una società non così dissimile dalla nostra, e abbiamo visto che anche lì la religione, pur molto meno strutturata, quella buddista di quelle delle nostre religioni del libro, si sta diciamo ritraendo, per così dire, in forme dal punto di vista confessionale molto più labili, sfrangiate, e con una presenza tutta diversa nella società, peraltro molto, molto ridotta, ecco. Quindi con questi movimenti pur molto numerosi che in Giappone si dedicano, diciamo, ad attività anche sociali, ma con un'ispirazione tipo religioso. E infine c'è stato uno sguardo sull'America Latina, sul cristianesimo sociale, per così dire, dell'America Latina, nell'idea anche, con una proposta, di vedere se questo messaggio, questo valore del cristianesimo sociale dell'America Latina può ancora dire qualcosa al cristianesimo più esangue o comunque meno forte dell'Europa occidentale. Ora siamo appunto a occuparci dell'Oriente, dell'Europa orientale, e quindi lo facciamo con l'ambasciatore Sergio Romano. L'ambasciatore Sergio Romano, che è stato anche segretario della generale della Presidenza della Repubblica, editorialista del Corriere della Sera, scrittore di libri, di storia, di diari, è certamente una persona molto indicata, forse proprio la più indicata a parlarci della Russia, visto che uno dei suoi ultimi libri è proprio dedicato a Putin e alla ricostruzione della Grande Russia. In realtà il suo ultimissimo è dedicato a Trump, alla fine del sogno americano, però direi che credo che sia il penultimo, quello appunto dedicato a Putin. E si è anche occupato in un passato anche relativamente recente del ruolo della Chiesa, dell'istruzione, dei comportamenti religiosi nella vita politica e culturale dell'Europa, elencando in un libro a due mani i no che la Chiesa ha detto alla contemporaneità. Ecco, perciò ci sono tutti diciamo i tasselli al loro posto per ascoltarlo con l'interesse che merita. Grazie ambasciatore.
Signore e signori, vi propongo di cominciare con qualche cenno al passato. Sino a Pietro il Grande, il patriarca di Mosca esercitava una forte autorità morale e spirituale sulla Chiesa russa e soprattutto anche sulle chiese ortodosse dell'Europa orientale, dei Balcani e del Levante. Era in realtà una sorta di pontefice di fatto e aveva, ripeto, una importanza sociale considerevole. Ma dopo il suo viaggio in Europa e particolarmente in Inghilterra, Pietro il Grande abolì il patriarcato, creò il Santo Sinodo, vale a dire una sorta di consiglio di gestione, ne divenne il capo e assunse nello Stato russo un ruolo non troppo differente da quello del monarca britannico dopo lo scisma di Enrico VIII. Del resto era proprio il viaggio in Inghilterra che lo aveva in qualche modo indirizzato verso questo tipo di soluzione. Con Pietro quindi diviene ancora più forte quello stretto legame tra Stato e Chiesa, una sorta di comunione che i greci chiamavano sinfonia, che era caratteristica del rapporto religione-Stato nell'impero bizantino. Da quel momento fu lo Stato russo che dava ordini alla Chiesa, non per mezzo dell'imperatore, se non eccezionalmente, ma per mezzo del procuratore che rappresentava l'imperatore alla guida del Santo Sinodo. Devo dire che quel rapporto stretto fra la Chiesa, molto intimo, questa comunione Stato-Chiesa, era proprio quello che permetteva alla Russia di considerarsi una terza Roma, vale a dire erede dell'impero di Bisanzio. Dopo la prima Roma e la seconda Roma di Costantinopoli, Mosca era evidentemente la terza. Naturalmente Pietro il Grande e i suoi successori non rinunciarono a quel potere morale e spirituale che il patriarca aveva esercitato quando era lui in qualche modo il pontefice della Chiesa ortodossa russa. Come Elisabetta d'Inghilterra, la regina d'Inghilterra era defensor fidei, lo è tuttora per certi aspetti anche Elisabetta II. È un po' paradossale che sia defensor fidei, tant'è vero che il principe Carlo a un certo punto aveva detto: ma piuttosto che difensore della fede, io vorrei piuttosto essere difensore delle fedi. Lo Stato britannico è stato diventato ormai uno Stato multireligioso, oltre che multiculturale. Ma comunque lo zar di Russia si considerò sempre non tanto difensore della fede quanto protettore dell'ortodossia. E questo ruolo fu trasferito da uno zar all'altro, anche perché tra l'altro conteneva, voglio dire, uno straordinario vantaggio politico. Dava alla Russia un primato all'interno della cristianità ortodossa che si traduceva tra l'altro in impero politico. Per esempio, nel trattato di pace con la Turchia del 1754, la grande Caterina ottenne una clausola che garantiva alla Russia la possibilità di esercitare una sorta di protezione sui principati di Moldava e di Valacchia che erano ortodossi all'interno dell'impero ottomano, vale a dire di un impero musulmano. Dopo il suo ritorno dal viaggio in Europa, Pietro volle che anche in Russia, come a Roma, ci fosse un apostolo che in qualche modo valorizzava e nobilitava la natura stessa del paese. La romanità latina aveva Pietro, naturalmente, perché la romanità, l'ortodossia slava non avrebbe dovuto a sua volta avere un apostolo? L'apostolo fu scelto fra l'altro dei pescatori degli apostoli di Cristo, che era per l'appunto Andrea. Andrea che nella tradizione greco-ortodossa viene considerato
Protocletos, il primo designato da Dio, nella tradizione di Costantinopoli. Ebbene, questo Andrea fu scelto da Pietro il Grande, il quale volle addirittura che la bandiera della Marina Imperiale Russa avesse un gonfalone in cui lo stemma era la croce di Sant'Andrea, che è poi la croce scozzese, quella più nota a noi perché è nella bandiera del Regno Unito. E questa croce scozzese divenne addirittura a quel punto uno degli stemmi dello Stato russo. Pietro volle anche creare un ordine cavalleresco intestato all'Apostolo Andrea, di cui si continuava a dire nella leggenda russa che aveva illuminato con il battesimo i confini della Grande Russia. Devo dire che non è il primo caso in cui A proposito, no, questo mi sembra piuttosto interessante. Più recentemente, nel 2003, quando Putin era già arrivato alla testa dello Stato russo, dal monastero di San Panteleimon, che è un monastero del Monte Athos, fu mandata in Russia una reliquia, la reliquia del piede di Sant'Andrea. E questa reliquia fu, grazie a un permesso del Patriarca di Costantinopoli, trattenuta in Russia per parecchie settimane, fece addirittura un giro del paese, fu portata in 4 città, Pietroburgo, Vladivostok, Murmansk, Sebastopoli e naturalmente Mosca. E se guardate sulla carta geografica scoprirete che il tragitto delle piede di Sant'Andrea forma una croce di Sant'Andrea. Un'altra reliquia ha avuto nella storia russa degli ultimi anni una parte importante, soprattutto nelle relazioni fra la Chiesa ortodossa e la Chiesa romana. E quella è la reliquia, l'icona della Nostra Signora di Kazan, che è stata protagonista di una straordinaria avventura politico-religiosa. La reliquia, piuttosto l'icona della Nostra Signora di Kazan, era stata probabilmente dipinta a Costantinopoli nell'anno 1000. E poi era, a un certo punto, era risaltata fuori nella città di Kazan, che è il capoluogo di una regione della Russia abitata prevalentemente da quelli che noi chiamiamo tartari e che in Russia si chiamano tatari. Ed era stata probabilmente portata dai tatari da Costantinopoli quando avevano invaso quella regione della Russia intorno al 1200 d.C. Beh, dopo l'invasione dei mongoli nel 1500, la reliquia scomparve. E scomparve per parecchi secoli, fino a quando a un certo punto fu ritrovata ma prima di dirvi che quando fu ritrovata, devo dire che in quella fase la reliquia divenne sempre più importante nella storia del popolo russo, perché divenne quella più frequentemente invocata e celebrata, soprattutto durante le guerre. E in particolare durante la guerra del 1612 contro i polacchi e quella contro Napoleone del 1812. Quindi quella reliquia della Nostra Signora di Kazan divenne in qualche modo l'espressione della devozione e del patriottismo, del sentimento patrio del popolo russo. Bene, come vi ho detto, fu perduta, poi a un certo punto fu ritrovata a San Francisco, fu comprata da un collezionista, riscomparve ancora una volta per parecchi anni, finché finalmente fu ritrovata e comperata da un'associazione cattolica che la volle collocare a Fatima, nella Basilica di Fatima,
ma non tanto nella basilica quanto in una cappella che giustamente si era chiamata la cappella bizantina di Satima. Ora, è molto probabile che Giovanni Paolo II, a un certo punto, verso gli anni 90, fine degli anni 90, quando desiderava ardentemente fare un viaggio apostolico nella Russia ortodossa, abbia fatto venire la reliquia da Fatima e ne abbia fatto, per così dire, lo strumento di cui lui avrebbe potuto servirsi per realizzare quel viaggio, perché pensava di farne dono al patriarca ortodosso e pensava che sarebbe stato naturalmente bene accolto. Ma così non andarono le cose, perché Giovanni Paolo II non era amato dalle gerarchie ortodosse, anzitutto perché le differenze fondamentali, l'infallibilità da un lato e dall'altro il vicariato di Cristo, la Chiesa ortodossa contesta il primato del Vescovo di Roma, non riconosce il vicariato di Cristo e soprattutto non vuole avere molto a che fare con un Papa che si considera infallibile e con cui diventa così un po' difficile negoziare. Però, voglio dire, certamente la persona era anche stimata, ma credo che la Chiesa ortodossa in quel particolare momento riproverasse a Giovanni Paolo II un'altra cosa. Considerava Giovanni Paolo II, e non aveva torto, responsabile della disgregazione della Jugoslavia, perché non c'è dubbio che nel momento della grande crisi jugoslava degli anni 90, il Papa, la Chiesa romana, operò, lavorò affinché le due repubbliche cattoliche della Jugoslavia, vale a dire la Slovenia e la Croazia, lasciassero un paese che aveva nella Serbia ortodossa il suo cuore politico. E questo non glielo perdonarono mai. A un certo punto addirittura non gli permisero di andare a Sarajevo, poi un viaggio lo riuscì a farlo, ma insomma in circostanze in cui c'era veramente piuttosto freddo, molto freddo tra la Chiesa ortodossa e la Chiesa cattolica. La risposta che venne data dalla Russia a questa insistenza che arrivava da Roma, di richieste che arrivavano da Roma, fu che Giovanni Paolo II sarebbe stato ricevuto in Russia, ma come capo dello Stato della Città del Vaticano, non come Vescovo di Roma. In altre parole, la visita sarebbe stata una visita politica, non una visita pastorale. Naturalmente Giovanni Paolo II quello non poteva accettarlo, allora decise di fare tutto sommato la cosa che in quel momento era la migliore, fece dono della icona della Nostra Signora di Kazan, e fece dono al Patriarcato di Mosca e mandò un cardinale che era Walter Kasper, che era il presidente del Concilio per la unificazione dei cristiani. Lo mandò a Mosca e la Chiesa fu rimessa nelle mani del Patriarca di Mosca nella cattedrale della Chiesa della Dormizia al Cremlino. Insomma, questo per darvi la misura di come qui i rapporti siano sempre stati piuttosto complicati con la Chiesa, fra la Chiesa romana e la Chiesa ortodossa. Il ritorno dell'icona è del 28 agosto del 2004, quindi erano passati parecchi anni da quando Giovanni II aveva espresso il desiderio di andare. Beh, io credo che Vladimir Putin sarebbe stato tutto sommato felice di ricevere Giovanni Paolo II, perché naturalmente era, come dire, dava prestigio alla sua presidenza. E tra l'altro il predecessore di Vladimir Putin aveva avuto con la Chiesa romana un rapporto estremamente generoso, che non bisogna dimenticare che fu Boris Yeltsin, quando era presidente, immediatamente dopo il crollo dell'URSS e le dimissioni di Gorbaciov, che restituì alla Chiesa agli uniati, vale a dire ai cattolici di rito greco, che sono prevalentemente nell'Ucraina occidentale, restituì tutte quelle sedi religiose, conventi e chiese che Stalin aveva regalato alla Chiesa ortodossa
dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Quindi Yeltsin dette una prova, voglio dire, di grande liberalità e certamente desiderava un rapporto molto cordiale, perché sapeva l'importanza che questo rapporto avrebbe dato anche alla sua persona. Ma la differenza fra Yeltsin e Putin è considerevole, perché Yeltsin tutto sommato era mosso da considerazioni di carattere politico e quando parlava di sé e del suo sentimento religioso diceva: io sono un ateo ortodosso. Ed è anche vero che la prima legge sui culti approvata in Russia dopo il crollo dell'Unione Sovietica fu una legge estremamente liberale che dava a tutti i culti prevalenti in Russia, che sono non soltanto l'ortodossia, che è di gran lunga maggioritaria, ma c'è anche il buddismo e poi ci sono anche culti sciamanici e poi c'è naturalmente l'ebraismo, anche se l'ebraismo è stato un po' ridotto dalla grande partenza di 1 milione di ebrei. Io credo che non sono mai stati contati, i plebisciti in Unione Sovietica non funzionavano, ma comunque è molto probabile che gli ebrei oggi siano ancora 1 milione, certamente 1 milione se n'è andato. Comunque quella legge era straordinariamente liberale perché metteva tutti i culti sullo stesso piano. Poi fu necessario correggerla, a un certo punto lo stesso Yeltsin aveva bisogno della Chiesa ortodossa e finì per correggerla mettendo l'ortodossia in alto rispetto agli altri culti. Ma non dimentichiamo che c'è anche una piccola parte della vecchia Unione Sovietica che è luterana, c'è una parte non molto consistente, ma pur sempre esiste, di cattolici, soprattutto nelle aree più vicine alla vecchia Polonia, eccetera. Comunque, Putin è un'altra cosa. Putin ha un altro tipo di rapporto con la Chiesa ortodossa. Qualcuno, un giornalista, a un certo punto gli chiese se era vero che portasse una croce al petto e lui disse subito sì, che era certamente vero, che lui l'aveva quella croce da quando sua madre gli aveva detto di farla benedire dal Santo Sepolcro di Gerusalemme in occasione di un viaggio che lui doveva fare in Israele. E quindi sì, certamente. Poi gli osservatori, quelli che meglio studiano i rapporti con la religione in Russia, osservano quotidianamente, per così dire, che Putin va in chiesa, ma anche nelle piccole chiese di periferia, anche chiese che non hanno una particolare visibilità, coglie l'occasione per fermarsi nelle chiese, accende la candela, bacia le icone. Insomma, è un russo devoto e così desidera essere visto e percepito. Per esempio abbiamo scoperto recentemente che festeggia l'Epifania russa immergendosi nel lago gelato, in un lago gelato nella zona di Tver, dove questo accade quasi periodicamente. Insomma, coraggioso, mezzo inverno. Insomma, questo è Putin, una persona che naturalmente ritiene, forse anche per delle considerazioni di convenienza politica, che il rapporto Stato-Chiesa deve essere, per quanto possibile in Russia, un rapporto di comunione. Ancora una volta i greci avrebbero detto naturalmente sinfonia. Questo è, per esempio, è certamente lui che ha gestito l'arrivo della reliquia del piede di Andrea. Insomma, quando va all'estero, per esempio se va in Grecia o in un paese ortodosso, va nei monasteri. Insomma, lo ostenta quasi. E ha un rapporto molto stretto con Kirill, il patriarca. Qui c'è qualcuno che maliziosamente dice che sì, questo è abbastanza normale perché ci fu un momento in cui sia lui, Putin, che Kirill avevano, per così dire, una filiazione alla stessa casa. Quella casa è il KGB, perché è vero che a un certo punto lui era il tenente colonnello del KGB e questo lo sapevamo tutti.
sapevamo un po' meno che Kirill, quando era giovane monsignore e poi vescovo, eccetera, era nelle schedature, era negli organici del KGB sotto il nome di codice di l'agente Mikhailov. E qui naturalmente molti sono sorpresi, perché non possono, è mai compatibile che un sacerdote, soprattutto dopo ciò che Stalin aveva fatto ai sacerdoti dopo la rivoluzione, Lenin prima di Stalin, è mai possibile che addirittura abbiano lavorato per i servizi segreti? Beh, qui c'è un problema che bisogna cercare di capire. È il problema della sinfonia. C'è un'antica tradizione che vuole Stato e Chiesa in totale comunicazione. Ora, questo naturalmente non era visibilmente possibile durante il periodo staliniano, però poi non bisogna dimenticare che nel momento in cui Stalin ha capito che alla guerra ai tedeschi si sarebbe fatta molto meglio se la Chiesa si fosse schierata apertamente, pubblicamente e patrioticamente per la guerra e contro l'invasore, a questo punto la sinfonia c'era, e come? E del resto, come vi ho detto poco fa, quando alla fine della guerra fu necessario pur sempre pagare un debito, quel debito fu almeno in parte pagato con la restituzione, a questo punto non era una restituzione, con la consegna alla Chiesa ortodossa dei beni che erano stati posseduti dagli uniati in epoca precedente. Insomma, questa è un po' la situazione del paese. Forse è giusto anche ricordarci di una cosa. Un cambiamento ci fu, è abbastanza importante. Nel 1905 ci fu una rivoluzione democratica, e poi nel marzo del 1917 ci fu una seconda rivoluzione democratica, e in quegli anni fu abolito il sidono e fu restaurato il patriarcato. Quindi non bisogna dimenticare che in epoca sovietica non c'era più un sidono, ma c'era un patriarca. Quel patriarca, uno almeno, Tichon, santificato negli scorsi anni, visse, voglio dire, il travaglio delle prigioni, dei campi di concentramento, ma rimase fino alla morte patriarca. Poi ci fu un locum tenens, un luogotenente, per così dire, come esisteva già da tempo nella tradizione russa. C'erano stati fasi in cui il patriarcato era stato tenuto da un cosiddetto luogotenente. Ma insomma, la Chiesa era rimasta. Qualche monastero ancora funzionava, con Stalin cominciò a funzionare, questo accade un po' più tardi, con Khrushchev e Brezhnev cominciò a funzionare, a riaprirsi al pubblico il grande monastero di Zagorsk, che è quello nei pressi di Mosca. Insomma, il rapporto è sempre stato un rapporto stretto, anche nei momenti più complicati, nei momenti più difficili. Oggi, più che mai, la sinfonia è una caratteristica della... Qualche volta io mi sono chiesto, ma come mai la Chiesa ortodossa, durante il dozzarismo, poté in qualche modo continuare ad essere al tempo stesso serva dello Stato e al tempo stesso capace di iniziative spirituali, religiose, proprie, che potevano essere anche in contraddizione con quello dello Stato? Perché nel 1901 la Chiesa ortodossa ha scomunicato Tolstoj? E perché lo Stato, tutto sommato, non ha detto nulla, ed era pur sempre la grande gloria letteraria dello Stato russo nel mondo? Beh, il problema fondamentale è questo, che lo Stato aveva fatto propria la filosofia morale della Chiesa e in qualche modo era interessato a conservarla, quella filosofia morale, perché era una filosofia tradizionalista e conservatrice che era perfettamente adeguata alle finalità politiche dello Stato zarista. Sì, ma dopo? Ma non è poi molto cambiato, perché
voi forse vi ricordate che a un certo punto nella Chiesa di Cristo Salvatore ci fu l'invasione di tre ragazzine che cominciarono a cantare, a ballare sull'altare. Avete visto forse dei filmati che ci sono. Beh, lì ci furono dei processi, una di queste pare che non avesse ballato e cantato e allora la scarcerarono immediatamente, mentre le due che avevano ballato e cantato furono condannate a 3 anni che diventarono 2 e poi con una sorta di indulto, come si dice, non un'amnistia, ma insomma, gli modificarono la pena e se ne andarono dopo, uscirono di prigione dopo 1 anno. Ma pare che Putin non fosse contento quando uscirono di prigione, perché lui avrebbe preferito che avessero pagato la pena fino all'ultimo anno. Insomma, ma questo vi dà la misura, e perché? Ma perché in fondo la Chiesa permette allo Stato russo di difendersi da influenze straniere non amate. Paolo, lo zar Paolo, si servì della Chiesa per contrastare l'influenza che veniva dall'Occidente con la Rivoluzione francese. In altre parole, usò la Chiesa come un antemurale, come una barriera da frapporre fra la Russia e le influenze. Adesso noi sappiamo, per esempio, che le ragioni per cui una rivoluzione sessuale come quella che è accaduta in Occidente, che sta ancora accadendo in Occidente, in Russia non può esserci allo stato attuale delle cose, perché oltretutto Stato e Chiesa su quel problema vanno a braccetto. Putin non ama l'omosessualità e la Chiesa naturalmente meno di lui, insomma, quindi c'è un'alleanza e una complicità. E questo naturalmente influisce anche sulla capacità della Russia di aggiornarsi, di modernizzarsi nei costumi sociali, nelle abitudini sessuali. Giusto o sbagliato che sia, le cose stanno così. Voglio concludere con un ricordo personale. Quando vivevo a Mosca conoscevo e ogni tanto incontravo uno storico russo, particolarmente di storia contemporanea, buon conoscitore delle cose italiane. A un certo punto, durante una conversazione, mi disse: ma lei sa perché l'albero della libertà non è mai attecchito in Russia? Naturalmente lui lo sapeva e voleva dirmelo, ma mi stimolava, per così dire, con quella domanda. Allora io, per stare al gioco, ho detto che non lo sapevo, e lui allora me l'ha detto. E mi ha detto che non ha mai attecchito perché non c'è mai stata in Russia una guerra delle investiture. In fondo quello che aveva creato il fondamento della libertà in Europa era il fatto che lo Stato e la Chiesa si erano fatti la guerra. E da quella guerra era nata, come dire, una laicità che in Russia non c'era mai stata. Per la verità non c'era stata nemmeno una guerra dei 30 anni, perché dalla guerra dei 30 anni nasce un altro principio della, non proprio della laicità, ma della multireligiosità, cioè il cuius regio eius religio, che è in qualche modo il principio che emerge dalla guerra dei 30 anni, cioè il diritto del sovrano di impartire lo stesso credo, il suo credo naturalmente, che ha permesso la convivenza fra cattolicesimo e protestantesimo e la, relativamente pacifica, ora certamente pacifica. Quindi questo in Russia invece non c'è. Voglio dire un'altra cosa curiosa: questo professore, questo storico, era ortodosso, certamente era ortodosso, ma non era un ortodosso ufficiale, era un vecchio credente. Ora, i vecchi credenti sono dei personaggi, sono una relativamente piccola minoranza religiosa, ma i vecchi credenti nel XVII secolo ci furono delle riforme della Chiesa ortodossa, cioè del patriarcato, che furono concordate con Costantinopoli, quindi erano riforme all'interno delle gerarchie e delle autorità esistenti. E questo gruppo di ortodossi
non accettò le riforme e fece una sorta di scisma, e uno scisma che fu trattato con grandissima durezza e ricorrenti persecuzioni. C'è uno straordinario quadro alla Tretiakovskaya di Mosca, in cui si vede, forse me l'avete visto da qualche parte, si vede una boiara, un'anziana signora in catene, che alza la mano con le due dita della doppia natura di Cristo, che sono il segno della croce dei vecchi credenti, e era il segno della croce dei vecchi ortodossi, era stato poi modificato. Insomma, i vecchi credenti non sono dei tradizionalisti per certi aspetti, quindi dovrebbero essere dei conservatori. E invece questa battaglia che hanno fatto per 3 secoli, 4 secoli, per conservare il diritto di coltivare la propria fede, di avere il proprio culto, li ha resi infinitamente più liberali di quanto non siano gli ortodossi oggi. Quindi la libertà nasce in Russia, quel tanto di libertà che esiste, da una sorta di ribellione religiosa all'interno dell'ortodossia. Non so, bisognerebbe chiedere a Putin che cosa pensa dei vecchi credenti, e forse non li amerebbe. Tenete presente che i vecchi credenti sono oggi dei personaggi di grande autorevolezza morale e di grande intelligenza, quelli che esistono. Tanto per intenderci, gli uomini delle grandi collezioni dell'impressionismo europeo in epoca russa, agli inizi del Novecento, fra cui Morozov, erano tutti i vecchi credenti. E molto spesso sono presenti nel mondo mercantile e industriale agli inizi della rivoluzione industriale russo, vale a dire russa, vale a dire tra fine 800 e primi 900. Credo di avervi detto tutto quello che so. Mi spiace di non potervi dire di più. Grazie. Grazie ambasciatore per questa sua lezione, che ci ricorda che in sostanza la Chiesa d'Oriente è nata come braccio spirituale dell'impero d'Oriente, e in qualche modo così è rimasta, no? A parte la parentesi sovietica, per quello che è stata, e che tutt'oggi, lo diceva anche Enzo Bianchi, qui c'è proprio questa incredibile, radicale differenza tra l'Occidente e l'Oriente. L'Occidente è tutto proteso, ormai non ha neanche più bisogno di protendersi a difendere gli spazi di laicità e di distanza dal religioso, semmai anzi il problema al contrario, e invece ecco che un paese come la Russia, la Chiesa e lo Stato sono ancora così in sintonia, e anzi una delle forze dello Stato è proprio la Chiesa. L'ambasciatore gradisce qualche domanda, se qualcuno voglia di farla, senz'altro c'è modo di rispondere. Se vuole stare, ambasciatore, se vuole sedersi qua, se vuole sedersi. Sì? Buonasera. Io ho sempre apprezzato moltissimo le sue corrispondenze sul Corriere della Sera. E adesso volete chiedere una domanda che nasce invece da una conferenza che ha tenuto qui a Genova un sacerdote della Chiesa Ortodossa in occasione della settimana dei rapporti fra le Chiese. Questo ci ha riepilogato un po' la situazione ed esprimendoci quello che era stata le persecuzioni nei confronti della Chiesa nei regimi precedenti. E una domanda che si è fatto e che vorrei girare a lei è questa: la Chiesa ortodossa oggi sta prendendo di nuovo piede, ma la Chiesa stessa si sta chiedendo come mai abbiamo perso tante posizioni e adesso le stiamo riguadagnando abbastanza velocemente. Abbiamo sbagliato noi nella nostra impostazione,
o vi sono altri motivi? E questa è un po' la domanda che vorrei porle. Grazie. Io credo che occorra parlare brevemente di qualche cosa di cui non ho parlato abbastanza, vale a dire le persecuzioni di cui la Chiesa ortodossa fu vittima dopo la rivoluzione d'ottobre nel 1917. Non bisogna dimenticare che non appena giunto al potere nel gennaio del 1918 Lenin fondò la CECA. La CECA è una sorta di polizia non segreta, non proprio segreta, l'antenata del KGB naturalmente, e fu creata da Lenin perché Lenin era profondamente convinto dai suoi studi rivoluzionari che il terrore, vale a dire la persecuzione deliberata di tutti coloro che potevano essere un nemico della rivoluzione, dovesse farsi il più rapidamente possibile e il più radicalmente possibile. Quindi la CECA a un certo punto, che nacque con un organico di una sessantina di persone, aveva 2000 agenti nel giro di pochi mesi e si adoperò soprattutto contro i nobili, i proprietari terrieri, naturalmente quelli che appartenevano a circoli sociali abbienti, ma anche contro il clero, sistematicamente contro il clero. E non c'è dubbio che questo ha creato un sentimento nella Russia devota, nella Russia spirituale, il sentimento di una persecuzione alla quale in qualche modo si reagiva con la conservazione della fede. E allora noi abbiamo assistito a questo fenomeno abbastanza straordinario di una elite dirigente del sistema sovietico, fra cui Gorbaciov, ma non soltanto lui, che veniva regolarmente battezzata in famiglia dai propri genitori, salvo poi fare una carriera nel Partito Comunista Sovietico. Il caso di Stalin, anche il caso di Stalin è particolarmente interessante, perché Stalin nasce in Georgia, a Gori, è indubbiamente un ragazzo intelligente, un ragazzo vivace. La madre è molto religiosa, molto devota, e lo iscrive al seminario teologico allora si chiamava Tiblis, adesso si chiama Tbilisi, ma insomma è sempre la capitale della Georgia. E avrebbe voluto fare di lui un vescovo, questo era il desiderio della madre. Beh, lui certamente non è diventato un vescovo, ma è pur sempre l'uomo che poi ha fatto ricorso alla Chiesa cattolica, alla Chiesa ortodossa, quando ha capito che aveva bisogno anche della fede per vincere. Quindi c'è questa resistenza diffusa, silente, che attraversa tutto il secolo, o gran parte del secolo, che è un'altra caratteristica dello Stato russo. Quindi Non credo che bisogna sorprendersene. Adesso poi naturalmente Putin ci ha messo del suo, perché se Putin davvero, forse per anche ragioni di convenienza, ma forse per ragioni di sincera fede, crede nell'ortodossia e la ostenta, quel bagno nell'acqua ghiacciata era chiaramente un'ostentazione, allora questo diventa un modello a cui la gente si può ottenere. E poi c'è un altro aspetto che non bisogna dimenticare. Il grosso problema della Russia è sempre stato il territorio, la dimensione, la geografia. Il paese è troppo grosso e per tenere insieme questo paese multiculturale, multireligioso, un paese che è l'erede della dissoluzione di tre grandi imperi asiatici nel corso degli ultimi 600-700 anni, Cina, Impero Persiano, Impero Ottomano, e che ha conquistato le loro terre diventando a un certo punto molto difficilmente governabile. Per essere governato questo paese ha bisogno di un'ideologia, vale a dire di credenze comuni. L'Occidente gli esporta, cosa gli regala l'Occidente? L'Occidente gli regala scetticismo, poca fede e soprattutto laicità. E la laicità
vista dagli occhi di un russo, soprattutto di un russo ambizioso come Putin, la laicità è disgregatrice, è divisiva. E allora, voglio dire, c'è bisogno della fede perché il comunismo non c'è più. Già la fede era riuscita a resistere in epoca comunista, ma adesso che il comunismo non c'è più e che non c'è più quell'ideologia che bene o male ha tenuto insieme il grande Stato russo, l'ideologia e la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Questi sono stati i due fattori principali. Beh, allora bisogna pur rimpiazzarla con qualcosa d'altro, sostituirla con qualcosa d'altro. E credo che quella sia la ragione. Prego. Prego. Scusa un po', quali sono i rapporti fra il patriarca di Costantinopoli, che è il patriarca ecumenico, e la Chiesa russa? Perché so che non sono rapporti molto felici, ecco, fra, diciamo, il presidente del Consiglio delle Chiese Ortodosse, che è questo patriarca ecumenico di Costantinopoli, e Kirill. Ma io credo che il rapporto è abbastanza positivo, tutto sommato. Naturalmente il patriarca di Costantinopoli, lì c'è sempre stato un problema, anche in epoca precedente le grandi rivoluzioni dell'Ottocento. Il patriarca di Mosca si considerava infinitamente più importante del patriarca di Costantinopoli, ma non poteva ignorare che il patriarca di Costantinopoli era tradizionalmente il primus inter pares, una posizione per certi aspetti, ma soltanto per certi aspetti, comparabile a quella del vescovo di Roma. Perché non bisogna dimenticare che anche in epoca zarista, quando cioè il grande sinodo, l'imperatore, eccetera, eccetera, beh, insomma, se il patriarca di Costantinopoli diceva qualche cosa, bisognava dargli retta, bisognava ascoltarlo. Quindi c'è una certa autorità del patriarca di Costantinopoli che la Russia che non può mettere in discussione. Come dire, un altro scisma nuocerebbe a entrambi. Quindi si sopportano vicenda e anche quando non sono d'accordo è meglio che si mettano d'accordo. Mi scusi, ma lei ha un'idea del perché Putin sia andata dal Papa? Perché il Papa l'ha ricevuto? E proprio nel momento in cui Putin iniziava l'operazione Olivo contro... Non ho capito l'ultima frase. Per quale motivo Putin è andato dal Papa, è stato ricevuto, e per quale motivo il Papa l'ha ricevuto in quel modo, senza mettere in evidenza il fatto che Putin aveva appena iniziato il bombardamento della Siria con l'operazione che mi sembra si chiami... Ulivo, ramoscello d'ulivo, qualcosa del genere. È strano questo incontro. Scusi, no? L'operazione del ramoscello d'ulivo è un'operazione turca, è un'operazione di Erdogan, non è un'operazione di Putin. Putin è presente. Un momento. Tutti commettono peccati, ma sono peccati diversi. Quello dei turchi è certamente, voglio dire, una deliberata strategia anti-curda, e l'operazione si chiama per l'appunto ramo d'ulivo, ramoscello d'ulivo. Putin è presente, la Russia è presente militarmente in Siria, e le vengono attribuite alcune colpe, senza dubbio. C'è qualcuno innocente in Siria? Ci sono degli innocenti in Siria? Gli americani sono innocenti in Siria? Bashar al-Assad certamente no, non è innocente. E se il Papa rifiutasse di ricevere il capo dello Stato di una persona, di uno Stato che è impegnato militarmente in guerre, beh, non dovrebbe più ricevere il Presidente degli Stati Uniti. Perché il Presidente degli Stati Uniti sono in guerra da 20 anni,
senza contare quella precedente del Vietnam. Quindi no, il pastore in questo caso deve dare retta soprattutto al fatto che non può ignorare una persona che bene o male ha le responsabilità di un gregge, di un enorme gregge, su cui l'autorità del Papa è probabilmente abbastanza modesta, ma è pur sempre un gregge, non gli può voltare alle spalle. Volevo chiedere questo, per quanto riguarda la religiosità di Putin, come si concilia col suo passato nella polizia politica? Non mi risulta che il KGB fosse una congregazione di devoti, ma forse accettava anche qualche credente, basta che fosse al servizio del regime. Seconda cosa, una curiosità, il suo amico russo, vecchio credente, che gli spiegava perché l'albero della libertà non ha mai attecchito in Russia, che cosa pensava della riforma protestante di Lutero? Dico questo perché ci sono alcuni vecchi reazionari cattolici, e io su questo punto sono d'accordo con loro, che facevano discendere il principio di libertà, che per loro era molto funesto, da Lutero, il quale diceva che ciascun credente deve leggersi la Bibbia personalmente e poi interpretarla. Intendiamoci, anche Lutero poi non era per la libertà, però ha inserito nell'ingranaggio, diciamo così, dell'intolleranza qualcosa che poi a lungo scadenza mi sembra che l'abbia inceppata. Che cosa ne pensava il suo amico russo? Grazie. Anzitutto credevo di averle detto già che il rapporto fra Stato e Chiesa vuole che il clero sia sempre patriottico, quindi non è così sorprendente che a un certo punto, per sopravvivere, perché la Chiesa non venisse completamente cancellata dalla memoria russa, molti sacerdoti ortodossi, fra cui lo stesso Kirill, ora patriarca, abbiano collaborato con lo Stato sovietico. Noi sapevamo perfettamente, quando vivevo a Mosca, che il vescovo, l'arcivescovo incaricato dal patriarcato di Mosca di curare i rapporti internazionali, quindi la persona che più facilmente viaggiava per prendere parte a convegni con altre comunità cristiane d'altro colore, era un agente del KGB. Lo sapevamo, non lo potevamo sapere, nel senso che non gli abbiamo mai visto la tessera, ma sapevamo perfettamente che i suoi rapporti con il KGB comportavano un certo obbligo, per esempio, di riferire ciò che apprendeva nei suoi rapporti con il mondo diplomatico. Ma nessuno si scandalizzava, perché sapevamo che era così. La seconda osservazione che lei mi ha fatto era quella a proposito dei protestanti. Ma su Lutero sono perfettamente d'accordo con lei. Parlare di libertà come di un frutto del luteranesimo, vabbè, tutto si può fare. La libertà nasce dal contrasto, non nasce dall'elargizione. Lutero ha fatto la guerra agli anabattisti, cioè, in altre parole, appena ha messo in confusione il mondo cristiano, è nata una setta, a lui non piaceva, gli ha fatto la guerra. Quindi, no, è nei contrasti che, alla fine di un contrasto, si fa la pace. Ma la pace si fa sempre sulla tolleranza, sulla base della tolleranza reciproca. Quindi non è vero che la pace nasca dall'armonia. All'origine della pace c'è sempre un conflitto che si è poi finalmente risolto nella tolleranza reciproca di coloro che si contendevano
il potere. Detto questo, io ho sempre avuto l'impressione che quel tanto di protestantesimo che c'era allora in Unione Sovietica, allora ce n'era molto di più di quanto non ce ne sia ora, perché il Baltico adesso non è più sovietico e i protestanti erano in gran parte nel Baltico, cioè soprattutto Estonia e Lettonia, meno la Lituania. Ma insomma, è sempre stato migliore di quello che loro avessero in linea di principio con i cattolici. Perché tutto sommato il problema che dava fastidio a loro con i cattolici, e che probabilmente in alcuni settori continua a dare fastidio, è che hanno un Papa infallibile, che dice di essere il Vescovo di Roma e il Vicario di Cristo, e che si considera sotto questo profilo molto più importante di tutti gli altri Vescovi di questo mondo. Questo non va bene agli ortodossi, mentre invece i luterani non hanno queste ambizioni, e con i luterani è più facile andare d'accordo. Mi pare che lei ci abbia detto prima che vi siete occupati anche di America Latina. Chi vi ha parlato di America Latina vi avrà spiegato che non è il cattolicesimo che goda di grande prestigio in questo momento. Le conversioni evangeliche sono infinitamente più numerose. Siamo lì, il discorso è un po' lo stesso. Conosciamo l'atteggiamento persecutorio dal 17 fino a Stalin nei confronti del clero di vario genere. Mi chiedo qual è stato invece l'atteggiamento del regime nei confronti della produzione iconografica, sia dalla scuola di Kargopol che dalla scuola di Novgorod, della produzione iconografica della Chiesa, diciamo, se quella che è la produzione iconografica, che è una produzione religiosa, di carattere religioso, ha subito lo stesso tipo, diciamo, di persecuzione che ha avuto il clero. Mi chiedo questo, eccola. Paradossalmente il regime sovietico ha protetto l'icona, le icone, le molte icone, un po' perché sapevano perfettamente che bruciarle pubblicamente o assumere una posizione di disprezzo sarebbe stato mal visto dall'opinione pubblica, perché andare a irritare l'opinione pubblica per niente, e poi perché hanno in qualche modo adottato la linea di considerarle un prodotto artistico, e come prodotto artistico della tradizione russa andavano salvate e andavano custodite, al punto che per esempio se un turista europeo cercava di uscire con un'icona gli veniva tolta, veniva multato o peggio. Quindi no, da questo punto di vista c'è. No, la cosa interessante, questo può essere utile saperlo, perché è un simbolo del cristianesimo popolare. Dopo la grande guerra del 1812 contro Napoleone, fu deciso nei decenni successivi, non immediatamente, che a Mosca sarebbe stata eretta una grande chiesa, la Chiesa di Cristo Salvatore, in memoria della vittoria del 1812. La chiesa prese tempo perché si voleva costruirla con l'apporto, con il contributo dei singoli russi, anche qualche copeco, insomma alla fine ci volle molto tempo. La chiesa fu consacrata nel 1883. Stalin, che pure, come vi ho detto, in altre circostanze aveva avuto un occhio di riguardo per la Chiesa, volle assolutamente eliminarla, quella Chiesa. E quella Chiesa era costruita in modo così solido che non c'era carica di dinamite che riuscisse. Alla fine ci misero tanta dinamite che saltò in aria sul serio, ma venne giù finalmente. Lui ci voleva mettere, tra l'altro, un famoso monumento alla Terza Internazionale, di cui abbiamo parecchie bozzetti di uno scultore futurista dell'epoca. Quel monumento non esiste, cioè esistono questi bozzetti ma non esiste il monumento. Comunque la chiesa c'era e non c'era più.
E allora Khrushchev decise di riempirla con quell'area con una piscina e ci fece una grande piscina, che anche lì un po' di spirituale c'è nell'acqua, in un certo senso. Beh, una grande piscina che era tra l'altro molto conosciuta, perché era una piscina che funzionava tutti i giorni e tutti i mesi dell'anno, per cui quando d'inverno c'era una nuvola di fumo sulla piscina, perché naturalmente l'acqua era calda, il gelo. Beh, quella chiesa è stata ricostruita dopo la fine dell'URSS, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, la chiesa di Cristo Salvatore è stata ricostruita. Ed è stata ricostruita, e appena l'hanno ricostruita hanno santificato Tikhon, il famoso patriarca, e tutta la famiglia imperiale. Sono tutti santi. Nicolo II, Alessandra, i bambini, i ragazzi, sono tutti diventati santi dopo la... Ambasciatore, grazie molto.